Sono Quattrone Francesco, imprenditore ristorativo da 40 anni a Reggio Calabria. Purtroppo, come succede in tanti casi, è successo a me. Nel 2010 mi arriva una ordinanza di custodia cautelare per associazione nella operazione Entourage. Mi arrestano, sto 20 giorni nel carcere. Il Tribunale della Libertà mi libera perché non c'erano i gravi indizi di colpevolezza, ma come si sa in Italia scattano il sequestro dei beni, quindi mi sequestrano tutte le aziende, tutti i beni che erano a nome mio, compresi i conti correnti anche se erano in rosso. Dal 2010 al 2015 si svolgono i tre gradi di processo. Io, non avendo soldi, non mi sono potuto difendere con i legali che secondo me potevo trovare, ma qualcuno che mi ha difeso senza soldi, dicendomi anche che non è di questa materia. Comunque tutti i tre gradi vanno male. Primo grado, appello e Cassazione, tutte e tre mi hanno confermato la confisca di tutti i beni. Intanto il processo per associazione va avanti, me ne arriva anche un altro di associazione, tutte e due si concludono nel 2020, con la mia assoluzione, perché il fatto non sussiste. Però guarda caso, già tutto era confiscato definitivo. Io a Catanzaro con i miei legali prepariamo una revisione del processo. Catanzaro la accoglie, ma fanno il gioco di ping pong fra Catanzaro, Reggio Calabria e la Cassazione, mi rigettano questa proposta di revisione. Il 25 maggio io ho perso tutto. Lo Stato mi ha stritolato, mi ha derubato di tutti i sacrifici miei e della mia famiglia di 40 anni di lavoro. Voglio giustizia, chiedo giustizia. Io ho avuto solamente ingiustizia dalle persone della giustizia che hanno usato l'ingiustizia.